La faccia di Andy Warhol. Sei sicuro che sia Andy Warhol? Io so Darwin. Calvin Klein per Andy Warhol. Io invece vi batto tutti con Lever. Per la presa nuova. Non si vede. Per altri sei mesi ce l'avrà indosso. L'altro giorno stavo un po' cazzeggiando su YouTube in generale, mi sono guardato un po' di tendenze, solo che quelle dell'Italia, a parte il video di Poldo... Stavi cazzeggiando nel mezzo di che cosa, visto che la tua vita è solo cazzeggio? Ci sono vari livelli di cazzeggio. League of Legends e Rust per lui non è cazzeggio. Esatto, cazzeggiare è lavoro. È impegnarsi. Stavo un po' cazzeggiando e ho guardato le tendenze, e in quelle italiane l'unica cosa bella che ho trovato era Poldo. Non era il collegio? No. E quindi mi sono detto, vado a vedere quelle americane. E in quelle americane c'era ancora Poldo? È tipo PewDiePie che va in tendenza ovunque. E in quelle americane ho visto questo video qua con queste specie di manotte che... Manotte? Manine. Mani... Capirai. Non voglio capire. E proprio quei video che... quelli che piacciono a me, che mettono a disagio lui tantissimo. Perché lo stiamo facendo? Te non ti mettono a disagio, tu ti diverti come un deficiente. Dai, spiegami com'è il video e posso deciderlo. Quindi sono andato a prendere al tabacchino, ho trovato queste qua della Tiny Hand Challenge. Ho visto che c'erano varie cose, cioè varie bustine, quindi me ne sono presa una per tipo. Ah, io pensavo una testa. No, c'erano tre tipi, quindi no. Sì, ne ho preso una testa. Beh, andrei a prendere quella con le mani uguali, tieni. Sono le mani così, Andrea, per te, che sono come quelle di Gesù, aperte al prossimo. Oddio, che consistenza. Ma io pensavo fossero tipo dure di plastica. Dai, che tante. Bravo, Leonardo, sembra di toccare bravo. La mano di un bambino. Il black humor che si può fare con queste mani è notevole. Te le puoi anche infilare nel naso se vuoi. Io stavo facendo così, però mi cadeva. Guarda, sono come Leo quando batte le mani molto rapidamente. Fammelo provare. No. Mi dissocio. Cos'è che faceva Tenzing? Colpo del sole. Addio, Tenzing! Good boy. Come hai fatto a cartocciartela? Cosa vuol dire cartocciare cosa? Giovanni. La felpa? Sì. Ma con chi è che hai un canale, te? Non lo so. Aia. Ha fatto lo scientifico 90 di... Cioè, guarda 90 che ha fatto quella più seria tra università e liceo qua. Giovanni. Ah, ok, sono già la destra e la sinistra, per quello che non entra bene. Cosa vuol dire? È uguale per tutte. Non è vero. Il mio sì, che è vero. Ho messo la destra e la sinistra io. No, ma io non ho capito come fate ad accartocciarvi la felpa intorno per essere comodi. Giovanni, con la mano. Tieni la manina così. Ah, ok. E la felpa la metti nella mano. Oh, non l'avevo capito. Ha dei problemi il ragazzo. Lo so. Fosse solamente questo il problema. Gatto, cavallo, lucertola. Tecnica della moltiplicazione del corpo. Oltre alle manine nel pacchetto c'è anche la ruota con le sfide, che non vi faremo vedere perché tenere la fotocamera con queste è un po' difficile. Però posso fare così e utilizzare sempre la stessa fotocamera. Vai! Soffia forte, oddio, sembra cringissimo, sembra il mini me che fa le cose. Ed è uscito il numero 2. Hai un minuto per far indovinare agli altri partecipanti un mestiere mimandolo. Ma sei mimalo youtuber con queste? Guardatemi, eh. Karate? Ninja. Il maestro di karate? È un lavoro. Il maestro di karate è un lavoro. Magari uno ninja lo faceva per lavoro. Sei un maestro di qualcosa. È un sacerdote buddista. Prima del sacerdote. Cosa vuol dire quella roba? Mischia le carte. Secondo me sta facendo cose di Naruto. È un mangaka. No! Il ninja lo caghe! Sì! Bravo Leo! Perché lo caghe è un lavoro, ma il maestro di cosa no? Tieni una sberla! Io pensavo a un lavoro che era lo caghe! Una sberla! Io pensavo a un una lavoro! Una sberla vera! Io pensavo a un lavoro che era lo caghe e non era il maestro di karate, quindi volevo che indovinaste quello. C'è un'altra app. Giovanni, il tuo lavoro. No! Non fare puttana. Dai, Giova! Cosa vuoi che faccia? Al massimo punge una mano finta. Andrea è scappato. Imitami l'apicoltore, ti prego. Non è che ha fatto l'alveare dentro il... No, mi stai entrando nella maglia! È l'apicoltore? Ok, ce l'ho. È l'inception del mimare un lavoro. Il corridore. Esatto. Hai mimato con delle mani per mimare una cosa con le mani finte. Tu camper ne hai uno? Vai Andrea. No. Andrea è disoccupato. Andrea, mettiti le mani nelle mani e fai il disoccupato. Ah sì, ce l'ho.
Il mago. Esatto. All'inizio volevo dire il macellaio, poi ho detto aspetta, forse io stavo pensando a un lavoro in cui la gente amputa le braccia, ho detto vabbè, farà il chirurgo. Però era un taglio un po' troppo netto. Vai, gira la ruota. Leo, puoi girare anziché la freccia, volendo, la pedana, così è molto più comodo. Me ne incastro tra le dita. 12. 12, gioco. Il 12 è la morra cinese. E penso che non sarà una cosa molto... È un po' ecco. Comandata. Io contro Leo. Alla mora cinese. Ho vinto. Tu potevo... avresti sempre vinto contro di me. No, se no. Buttavo questo perdevo. Se buttavo questo pareggiavo vincevo. Quindi buttando carta eri sempre vincitore. Io potevo sempre... Tu potevi mandare in pareggio per tutta la vita. Bello, bello. Camperò due carte. Se vuoi. Non è vero. Se volete, non la giochiamo. Non è vero, non ce l'ho due carte. Cosa butterò mai alla mora cinese? Unexpected. Vuoi girare tu, Andrea? No. Ok. Numero 1. Omae wa mou shindeiru. Nani? Adesso controlliamo. Aia, ma sai che male fa? Adesso ma dai, è tipo una frusta. Bello questo, devi fare una stretta di mano coreografica all'americana. Tac, tac, dammi il pugno. Balalalalla. Cos'è balalalalla? Non lo so. Vigiro Six. Vigiro Six, il l'omino della Michelin. Fatto mai visto quel film. Allora, facciamo le strette di mano che piacciono ad Andrea. Piacere. Piacere. No, aspetta, quelle che piacciono a me. Piacere. Così le state male con Andrea. Ciao. Quello che piacciono a me, con molto rispetto e tanta distanza. Vai, gira che facciamo l'ultimo giro. Mimo. Beh, facciamo quello che ci avanza di Mimo. Che gli altri abbiamo fatti tutti. Il 10. Mimo è un film. Potrei animare il film degli Okage. Pensa. Che poteva valere anche come Mimo un film questo qua. Pensa. Ho mal di testa. E ho male alla pancia, come faccio io? Mi spiace vederti così, tieni, ti do una mano. Grazie. Mi sono rotto una mano, me la fai aggiustare? Grazie. Penso che male da un chiropratico così. Ce l'ho. Harry Potter 2. No. Mission Impossible 2, era chiaro. Il Signore degli Anelli 2. Edward Mani di Forbice. Questo, non so se esista il film. Papa Francesco, ti do un pugno se offendi mia mamma. Non so se hanno fatto il film, però. No, è un supereroe. One Punch Man. No, però è ancora meglio di quello che ho pensato io. Allora facciamo di sì. Cosa sta facendo? Non lo so, cose molto poco. Sto togliendo il pollice a questa mano. Perché? Deduci qualcosa. Stai togliendo un pollice da una mano, non ho mai visto un film tale. Tokyo Ghoul? No, Mi stanno calando le braccia. 4. 4 pugni. No, è un 4, okay, basta. 4. Ok. 4 mani chiuse, 4 pugni, 4. Oh, male, è un pollice per tenere in mano ste manine. 4 cosa? È giusto. 4 cosa? No. 4 cosa che hai detto? L'unica parola che non era 4. Cosa? Sì. La cosa? Sì. I Fantastici 4? Giusto. Il pugno era per la cosa, 4 per i Fantastici. Oh mio Dio. Perché il pugno indica il sasso, la cosa è fatta di sasso. Tu basta, no. Dammi quelle manine. Dammi questa. Potevo fare Silver Surfer così. Poi invitate voi un film con un palmo e un pugno. One Punch Man. Che non fosse il film degli Okage, che l'avrei già fatto nel mimo di prima. Tocca a me, non ci pensavo, che altro aspetta. Quanto è che da te, Andrea, che pensa così? Karate Kid. Esatto, metti la cera, togli la cera. Hai detto, pensavo fosse tipo qualche telefono a casa, una roba del genere. Qualche film di metallare. Spider-Man. Che è metallare. È il simbolo di metallare. Ma anche Spider-Man fa il simbolo di metallare. Guarda questo, ti faccio l'esorcista adesso. No, riusci a fare così. Solo l'enigmista, fai girare il tuo braccio. Solo l'enigmista poteva essere quello che faceva Andrea con... Se vi chiedete dove ho preso queste mani, sono in edicola. Costano 3,50€, mi pare, una roba del genere. Hai speso quasi 10 euro. Sì, per fare soldi devi spendere soldi. Anzi, più di 10 euro. Bravo, Leo. Come prima... più di 10 euro? 10,50. Ci ho rimesso. Anzi, ci ha rimesso. Good morning. We've talked the whole night. Good morning. Good morning.
Gatto, cavallo, lucertola, tecnica della moltiplicazione del corpo.